Finalmente Alissa metterà il tanto desiderato apparecchio. La prima bambina al mondo che vuole mettersi l'apparecchio. Eccola qua, immortaliamo questo momento. Sarà questo qui, però lei l'ho scelto viola e rosa. Sei contenta, Ali? Sì. Vediamo come sono i denti adesso? Ok, vedremo poi come saranno tra 2 anni e mezzo, quando finirai. Prendiamo l'impronta digitale della bocca di Alissa. Ciao Alissa! Ciao! Finalmente è arrivato il grande giorno. Cosa succederà oggi? Mi metto l'apparecchio. Sì, oggi Alissa metterà l'apparecchio. Vediamo questi denti. Sì, sono da sistemare. Alcuni che dovrebbero cadere non sono caduti perché stanno tutti stretti nella bocca. Alcuni sono un po' storti e quindi adesso finalmente andiamo a porre rimedio a questa situazione. Andiamo che il dentista ci aspetta. Eccoci arrivati ai Poliambulatori Salus. Sei contenta? Sì. Chissà se voi che ci state guardando avete l'apparecchio, se eravate contenti come Alissa. Ma soprattutto chissà se Alissa sarà ancora contenta fra una settimana. Allora, so che farà male, però voglio metterlo. Ma secondo me non farà neanche male, magari sì. Un po' di fastidio, dai. No, fa male. Una mia amica che se l'è messa ha detto che gli faceva male. Magari era diverso dal tuo. Vabbè, comunque adesso vedremo se saranno bravi. Una volta che avrai messo l'apparecchio ti verrà la faccia così, vedi? Tutta spigolosa. Eccoci qui Alissa con il dottor Constantinescu che ti ha seguita dall'inizio e ha preso la tua impronta digitale. Ecco qua, questi sono i denti di Alissa adesso, uguali. Cioè, stampa 3D perfetta, cioè perfetta nella sua imperfezione. Ok, vedremo alla fine di questo trattamento come saranno diventati, eh? Sei pronta? Sì. Mamma mia, qua il dottore si sta mettendo i guanti da killer. Allora, il rosa va sotto, il viola sopra, ok? Sì, perché Alissa l'ha scelto di 2 colori, rosa e viola, così okay. Sai bene dove devono andare. Il rosa lo mettiamo sotto, sì. E lo calziamo sempre con 2 mani. Vediamo come si fa. Siamo qui, ok? Sì. Hai sentito che ha fatto un click? Sì. Ok, adesso parli un po' impicciata, ma non ti devi preoccupare perché la fonetica la riguadagni, più parli e più la riguadagni, ok? Perciò o puoi cantare delle canzoni oppure puoi raccontare delle storie a mamma. Per toglierlo, sempre da qui indietro, ci sono questi gancetti più grandi. Quindi si mettono 2 manine e si tira su in parallelo. Hai visto? Alissa, prova a mettere tu questo trucco. Lo prendi con 2 mani. Esatto. Hai visto? Ecco, click. Come quando montiamo i Playmobil, Alissa, deve fare click. Brava! Brava! Beh, ci vuole un po' di pratica, eh? Come te lo senti intanto? Strano. Strano? Non riesco a mandarli su. La saliva? Okay. Adesso è normale perché hai tantissima saliva, perché l'organismo lo riconosce come un cibo, ok? Quindi la saliva sta provando a scioglierlo, però di fatto è un apparecchio. Quindi adesso ti do una caramella dura, tu la succhi, che ti aiuterà a deglutire, ok? Per toglierlo, se sotto metti i pollici, sopra metti gli indici. Prova? Sì, solo gli indici. Vai. Brava. Brava. Bene? Sì. Ok, allora adesso guarda. Questa è la tua scatolina, l'ho presa rosa, ok? Ok. Quando dovrai togliere l'apparecchio perché dovrai mangiare. Dai, mi sto lì. Esatto, allora guarda, togli gli apparecchi, li lavi sotto l'acqua fredda con uno spazzolino e un dentifricio che adesso ti diamo. E li metti nella confezione. Mettilo sempre nella confezione perché in un tovagliolino qualcuno li chiude e li getta. È capitato a me 2 settimane fa di aver buttato l'apparecchietto di un bambino, ok? Quindi mettilo sempre nella confezione. Lavarli sempre con acqua fredda, mai acqua calda, perché l'acqua calda li dilata, a differenza che l'acqua fredda li tiene fermi, ok? In più l'acqua calda proliferano i batteri.
batteri. Una volta a settimana le immergete in queste capsule che vi do. Lascerai l'apparecchio immerso almeno 4-5 ore. Questo qui toglie un pochino di placca che viene trattenuta sull'apparecchio. La mattina ti svegli, togli l'apparecchio, lavi i denti, fino a che li stai lavando o devi far colazione, li tieni qui dentro e poi li rimetti, ok? Hai capito tutto, Alissa? Sì. Come ti chiami? Alissa. Ecco fatto. Allora, Alissa, questo lo devi tenere almeno 18 ore al giorno perché faccia effetto come si deve, e altrimenti se lo tieni meno tempo poi lo dovrai tenere per più tempo perché ci metterà di più a sistemarti i denti, eh? Come va? Bene. Adesso devi rimparare a parlare praticamente. Sì. Ma dottore, poi riprenderà a parlare normalmente, sì, più o meno? È soltanto una questione di momentanea, perché comunque è un ingombro e recupererà la fonetica. Più lo porta, più parla, più recupererà la fonetica. Vabbè, intanto ci teniamo Alissa che parla così, che sei carina. Allora, questa è la chiavetta che servirà ad attivare e poi man mano a stringere l'apparecchio per farlo adattare al palato che pian piano si allargherà per far scendere tutti i dentini. Adesso il dentista, contrariamente a quello che dovrebbe fare un dentista, ha appena dato una caramella ad Alissa perché servirà a togliere tutta questa saliva in più e piano piano a far capire alla bocca di Alissa che questa cosa che c'è dentro non è un cibo che va sciolto, ma è una parte della bocca, quindi la dovrà accettare piano piano, ok? Sei ancora contenta? Ok. Grazie dottore, ci rivediamo fra una settimana. Arrivederci. Buon pomeriggio. Te lo immaginavi così? Che bello. Io non immaginavo che avresti parlato così strano. Vabbè, oh, così per un po' forse Alissa non parlerà come una macchinetta, chi lo sa? Anzi, parlerà di più così poi mi sto abituando. Hai ragione, devi parlare di più. È un look diverso. E poi il bello sarà come diventerai dopo. Stiamo tornando a casa e come premio per aver messo l'apparecchio senza fare storie, Alissa ha scelto queste belle fragole. Guardate che belle! Questo è un dolce sano. Allora Alissa, che dici? Mi piace. Ti piace? Sì. Avete capito, ragazzi? Se dovete mettere l'apparecchio non vi dovete preoccupare. Alissa è contenta. Male. Non fa male, fa bene. Vi corregge un difetto, quindi un piccolo sforzo magari all'inizio, ma poi ne vale la pena. Adesso tu dovrai mettere anche gli occhiali. Vero. E anche su quelli vi daremo coraggio se dovrete mettere anche gli occhiali, eh? E così, ragazzi, siamo tornati a casa. Possiamo vedere per bene questa novità, questa piccola protesi che dovrà portare Alissa per i prossimi 2 anni. Ma poteva andare peggio, ragazzi, perché a Rovigo, dalle visite che aveva fatto, ci avevano detto che doveva mettere una roba tipo maschera che usciva tutta fuori, appoggiata sulla fronte. Una cosa da film horror, vero Alissa? Sì. E allora abbiamo detto, vabbè, se proprio la deve mettere, la metterà. Ma prima sentiamo un'altra opinione, e qui a Roma per fortuna il dottor Costantinescu ha detto che non serviva tutta quella cosa là. Quindi Alissa, direi che ti è andata bene, eh? Sì. Adesso piano piano vedrai che imparerai a parlare anche meglio. Comunque lo devi tenere 18 ore al giorno, questo significa che qualche ora lo puoi togliere se per esempio devi fare sport, devi mangiare, devi essere interrogata e devi parlare bene, o devi andare al corso di doppiaggio, perché tu vai anche al corso di doppiaggio, o magari dobbiamo fare un video dove serve che parli un po', lo puoi togliere e poi lo puoi rimettere. E comunque quando ce l'hai ci sono delle parole che riesci a dire bene, tipo mamma, perfetto. Poi papà, come i bambini piccoli, puoi dire mamma, papà, pappa, cacca, pipì, oh, tutte le parole da bambini piccoli le puoi dire. Ciuccio. Ciuccio. Ok, allora niente, ciuccio. Merenda. Merenda. Come ti chiami? Alissa, con la Y. Va bene, vai, togli che andiamo a fare la merenda. E ragazzi, allora, questo è stato il
primo giorno di apparecchio di Alissa. Ok. Ora lo vai a lavare questo, mi raccomando. Mi raccomando, sempre, sempre nella scatolina. Pure per poco tempo, mai nella carta, altrimenti qualcuno, come ha detto il dottore, lo chiude, pensa che sia una cosa da buttare, lo butta via e questi sono 5.000 euro che volano nella discarica. E è meglio di no, vero carbonara? O tapas, come si chiama oggi? A Roma si chiama carbonara. Va bene. Allora, signor carbonara, sei d'accordo? Alissa è tornata a parlare bene, non ci credo. Vero? Mi ero già disabituata a sentirti parlare così. No, sbrigati a fare merenda che te lo rimetti, che ti voglio risentire anch'io così. Anch'io mi ero disabituata. Che bello parlare. Vedi, così riapprezzi le piccole cose. Ecco. Comunque, adesso che hai di nuovo la tua voce, che cosa vogliamo dire a chi deve mettersi l'apparecchio? Che è una cosa bella. E che non dovete avere paura o fare i capricci, perché se bisogna metterlo, bisogna metterlo. E poi, comunque, la cosa che mi è venuta in mente, io questa la posso pure personalizzare. È vero, possiamo metterci adesivi. Vabbè, ti inventerai sicuramente qualcosa per renderla unica. E allora, ragazzi, per oggi questo video finisce qui. Se ogni tanto nei video sentirete Alissa che parla strana, capirete il perché. Per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! E questa impronta dei denti vecchi la mettiamo qui come ricordo, così poi vedremo alla fine quanto saranno migliorati.